Buonasera, ben ritrovati in questa domenica 24 aprile con sportivamente tanto calcio, tante immagini e basket nel menu di oggi e cominciamo dalla storica promozione della Virtus Verbania in Serie D. La squadra di Lucio Brando infatti ha vinto 4-1 la sua partita sul campo dell'Ivrea Banchette dopo essere stata sotto per 1-0 per il gol dei padroni di casa al minuto 11 del primo tempo. Una doppietta di Costantin e una doppietta di Capitan Lionello hanno poi suggellato il trionfo, hanno suggellato la rimonta dei biancocerchiati che dunque dopo un solo anno di fatto di storia approdano in Serie D. E di questo ovviamente parleremo nel corso di Dilettanti per Dire, una puntata speciale in onda domani sera alle 20.30, tutta dedicata alla prima parte alla Virtus Verbania. Avremo con noi il tecnico che vedete anche dalle immagini, Lucio Brando, il massimo artefice di questo vero e proprio capolavoro. Avremo anche il presidente e patron Giuseppe D'Onofrio, cui inevitabilmente dovremo fare delle domande anche scomode per cercare di capire quale sia la reale situazione. Le tante voci che si sono rincorse nel corso delle ultime settimane, non è passata ad esempio inosservata la mancata presenza dello stesso D'Onofrio oggi nel giorno del trionfo della Virtus Verbania. Immagini di festa, immagini che sicuramente sono meritate per quanto fatto nel corso dell'anno da parte di Baldo e compagni, che avevano avuto un avvio di stagione con tanti pareggi, erano scivolati a meno 12 dalla prima della classe il Borgo. Intanto vedete anche negli spogliatoi il presidente onorario Luigi Peder. Questo, ripeto, è molto alto, daremo spazio alla Virtus Verbania, vedremo se poi nel corso della trasmissione riusciremo anche a farvi vedere le immagini dei gol, perché le immagini sono arrivate veramente proprio poco fa da Ivrea con la vittoria della Virtus Verbania. Complimenti dunque a Lucio Brando e ai suoi ragazzi. Andiamo adesso a vedere invece i risultati del campionato di Serie D. Poteva essere anche la domenica dello Sporting Bellinzago della festa, invece il KO contro la Carolnese probabilmente rinvia di un paio di settimane la festa giallo-blu. Acqui Castellazzo 1-0, Argentina Novese 7-0, Rapallo Bogliasco di Ortona 1-2, Pro Settimo Oltre Povoghera 3-1, Braborgo Sesia 1-4, Fezzanese Lavagnese 0-0, Gozzano Pinerolo 1-0, Sporting Bellinzago Carolnese 1-3, Chieri Ligorna 1-1, Sestri Vado 2-1. Per una classifica che dopo 36 giornate dice Sporting Bellinzago in vetta con 80 punti, Carolnese a 78. Ricordiamo che lo Sporting domenica gioca sul campo della già retrocessa Novese, l'ultima chiude in casa contro il Borgo Sesia. Lavagnese 71, Chieri 68, Argentina 62, Gozzano 60, che ha avuto partita vinta in settimana a tavolino contro il Sestri, Pinerolo 58, quinta sconfitta consecutiva, Rapallo Bogliasco e Sestri 57, Oltre Povoghera 49 con il Dertona, Bra 48, Borgo Sesia 47, Pro Settimo 39, Vado 38, Ligorna 37, Fezzanese 30, Acqui 28, Castellazzo 21. Chiude la Novese con 19 punti. Andiamo a Bellinzago, pubblico delle grandi occasioni, però Sporting è battuto 3-1 dalla Carolnese. Roberto Cominò. Risultati utili consecutivi, il Bellinzago cade questa volta in casa e contro la seconda in classifica, riaprendo così almeno sul piano aritmetico il campionato. Mancano due giornate al termine della stagione e il Bellinzago adesso ha due punti di vantaggio sui rivali della Carolnese. Vediamo subito al 14esimo, prima azione e primo gol a favore dei locali. C'è una punizione dai 35 metri che Cacciatore fa rimbalzare davanti al portiere sorprendendolo, è gol. Al 28esimo esce per problemi fisici Andrea Giudici, entra il giovane Caputo che farà molto bene. Al 29esimo Chiaria prova il diagonale che viene deviato. Un attimo dopo Lentini manda in angolo su Maier che aveva rubato palla a Cacciatore. Al 32esimo il pareggio. Palla da sinistra mancata da Lentini in uscita. Barzotti infila da due passi nonostante il tentativo di salvataggio di Cacciatore sulla linea.
Al 44esimo Luca Giudici con un bel diagonale colpisce prima la traversa e poi il palo, ribadendo il buon valore degli ospiti. Nel secondo tempo arriva subito il gol che cambia completamente la partita. Nel secondo tempo, tra l'altro, la squadra ospite gioca a favore di vento. C'è una palla messa in area da destra, Rudi ruba il tempo a tutti e mette dentro da pochi passi. Al decimo Magrin tenta di sorprendere Del Frate su punizione, subito dopo diagonale a lato di Carriero, quindi il Bellinzago che cerca di rimediare. Le occasioni più ghiotte per il pareggio arrivano al 17esimo con Chiari e Montande che non chiudono l'azione e poi al 21esimo quando c'è un fallo dubbio in area su Montante che poteva anche portare al calcio di rigore. Non è arrivato e nel finale, al 40esimo, su tiro cross di Caputo, Lentini non ha trattenuto la palla e Giudici ha messo in rete il 3-1 a favore dei Lombardi. Andiamo adesso allo stadio d'Albertas per vedere l'1-0 con cui il Gozzano ha superato il Pinerolo. Il Gozzano continua la sua rincorsa playoff, batte nel finale 1-0 il Pinerolo, lo sorpassa in classifica, stacca il Rapallo Bogliasco battuto dal Dertuno. Davanti al quinto posto c'è solo l'Argentina che ha dilagato contro il Novese. Il gol che ha deciso la contesa è arrivato nel finale al 42esimo ed è merito di Armato, bravo a smarcarsi in area e a superare Zaccone con un preciso tocco che ha regalato 3 punti d'oro alla squadra di Walter Viganò. Risultati e classifica del campionato di eccellenza, abbiamo già detto, della promozione della Virtus Verbania. Juve Domo Orizzonti 2-3, Ivrea Virtus Verbania 1-4, Aigreville Alpignano 1-0, Santiastresa 0-1, Baveno Volpiano 2-0, Omegna Borgaro 0-2, Borgo Manero Charvenso 2-1, 9 Junior Biellese 0-1, Varallo e Pombia Valle d'Aosta 3-4. La classifica che si chiude con la Virtus campione con 71 punti, Borgaro 69, Stresa 64, Baveno 62, Orizzonti 60. I playoff Borgaro, Orizzonti e Stresa, Baveno si giocano il 1° maggio. Juve Domo 54, Charvenso e Alpignano 50, 9 47 con la Junior Biellese, Varallo Pombia 46, Valle d'Aosta 44, Borgo Manero 43, qui c'è un errore relativo al fatto che, come sapete, ormai da inizio anno per il problema software non possiamo modificare la classifica. Il Val d'Aosta non ha 44 punti, ne ha 43 come Borgo Manero e Greville, e in virtù della classifica avulsa si salva proprio il Borgo Manero. Il Val d'Aosta termina sest'ultimo e ai playout troverà il Santià, mentre l'Omegna Pesca, forse il cliente peggiore, in effetti incrocerà il proprio destino con l'Aigreville di Giorgio Benedetti. Retrocesse Ivrea con 25 punti e Volpiano con 10 punti. Andiamo adesso alla Liberazione per vedere lo 0-2 tra Omegna e Borgaro. Ultima giornata del campionato di eccellenza, termina 2-0 il match per il Borgaro, match tra Omegna e Borgaro. Andiamo a vedere quelli che sono i gol. Al terzo, vantaggio del Borgaro, sfonda Pagliero sulla destra e poi mette dentro con un gran colpo di tacco del Buono, trova il gol dell'1-0, davvero bello questa rete dell'1-0. Gli altri gol arrivano nella ripresa, c'è prima da segnalare al 23esimo l'espulsione di Virga, doppia ammonizione, espulsione pesantissima per Virga che dunque salterà il turno di playout. Al 29esimo arriva il raddoppio con Sansone che era appena entrato, una sassata dei 25 metri che batte Gervasoni per la rete del definitivo 2-0. Il Borgaro dice addio alla vittoria del campionato perché il Verbania vince contro l'Ivrea e dunque si affiderà ai playoff. Ai playoff ci sarà un interessantissimo Stresa-Baveno che ha chiuso la stagione a regolare battendo, anzi regolando all'inglese, il Volpiano alla Galli. Daniele Bagnati. Torna a vincere il Baveno dopo 3 domeniche d'astinenza, che supera il Galli per 2-0 il Volpiano. Il primo sussulto del match al 10esimo, Minaglio cerca e trova Piracini che conclude in porta, Chiodi è attento e fa sua la sfera, Baveno pericoloso al 25esimo, cross dalla sinistra di Ramolo, Antoniotti e Chiodi non si intendono ma Piracini non riesce ad approfittarne. Al 6° della ripresa si fa vedere il Volpiano, Antoniotti per Vardè che si defila troppo e calcia a lato.
Baveno in vantaggio al 36esimo, cross di Sistino classe 1999 per Trentani che di testa sblocca la situazione. Al 90esimo arriva il raddoppio dei ragazzi di Pissardo, a segno ancora con Trentani che è spaccata dopo assist di Botetta, supera Chiodi per il definitivo 2-0 a favore dei padroni di casa. Alla Curotti per l'Orizzonti che vince 3-2 e festeggia dunque la qualificazione ai playoff. Andrea Calderoni. Si chiude con una sconfitta la stagione della Juventus. Domo, che come era prevedibile alla vigilia del match con gli Orizzonti United, non aggancia i playoff. Sarebbe servito un successo per 4-0 per gli uomini di Foti e una non vittoria della Borgaro alla Liberazione di Omegna. La Juventus Domo finisce la stagione con un bottino di 54 punti, frutto di 17 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte. Finisce con il miglior attacco, 73 reti segnate, ma anche con la terzultima difesa del torneo, 54 gol incassati. L'ultimo match del torneo rimarrà nella storia per un incredibile episodio. Infatti, al 38esimo minuto della ripresa, sul punteggio di 2-1 per gli ospiti, grazie ai gol di Carini e di Scutti, con momentaneo pareggio di Riccardo, poi nel restituire il pallone per rispettare il fair play, proprio Riccardo poi supera Mordenti e la mette in porta per il 2-2. Il signor Bergamin di Castelfranco Veneto non può far altro che fischiare e convalidare il gol del 2-2. Gli Orizzonti United non ci stanno, protestano ampiamente contro i loro avversari, anche perché il pari non avrebbe assicurato i playoff agli ospiti. Alla fine si assiste ad una scena inedita su un campo della nostra zona, unico episodio simile registrabile quello di in un Ascoli Regina nel campionato di Serie B 2009-2010. La Juve Domo si ferma e Scutti va in porta con la sfera per la rete del 3-2 per gli Orizzonti United, ma le polemiche non si arrestano perché non tutti gli Solani son concordi. Fatto sta che gli Orizzonti sbancano il Curotti, accedono ai playoff, mentre per la Juventus Domo tante recriminazioni per una stagione che non è andata come doveva. Insomma, penso che ci sia poco da dire. Complimenti a Antonello Foti che ha ordinato ai suoi di consentire il nuovo vantaggio degli Orizzonti. Non so chi avesse qualcosa da ridire in casa Juve Domo, invece complimenti al mister e a chi ha deciso di far segnare gli Orizzonti, perché avete visto come era nato il gol del 2-2. Adesso Varallo Pombia per la sconfitta interna 4-3 della squadra di Ferrero. Vediamo. Il Varallo e Pombia si congeda dal proprio pubblico con una sconfitta. Qui al Comunale vince il Valle d'Aosta per 4-3. Andiamo con i gol. Al 17esimo c'è un fallo di Cavadini su Pasteris, viene espulso il portiere del Varallo e Pombia, al suo posto entra Cordino e poi deve uscire Soit per Tessitore, lascia il campo Pescarolo. Varallo e Pombia dunque con l'uomo in meno, Caputo realizza il penalty. Al 38esimo il pareggio dei padroni di casa, lo firma Lazzarini che da fuori area calcia in porta. Due minuti più tardi c'è un fallo di mano in area valdostana per il direttore di gara, il signor Giovanni Di Nichelino, è calcio di rigore. Lazzarini spiazza il portiere, dunque 2-1 per i padroni di casa. Al 44esimo poi Caputo scarica per Palmieri che mette in rete di piatto. Parità ristabilita, passiamo nella ripresa. Al 6esimo minuto pallone per Blanda che in area calcia in porta e sigla il vantaggio dei ticinesi. Passano però solo 6 minuti, il Valle d'Aosta pareggia, assist di Caputo a centro area per Pasteris che insacca. 4 minuti più tardi azione, bella azione corale del Valle d'Aosta conclusa con il tiro vincente di Montari. Da segnalare che il Varallo e Pombia finisce in 9 uomini perché si stira a terzi e dunque il punteggio finale poi non cambia più. Varallo e Pombia 3, Valle d'Aosta 4. Andiamo adesso a scoprire insieme i risultati del campionato di promozione. Questa è la classifica che vede la Licese continuamente in vetta praticamente da
circa 10 giornate dopo il sorpasso ai danni del Cerano. Vediamo se riusciamo a vedere i risultati di questa 28esima giornata, altrimenti rimaniamo pure con la classifica senza problemi. Per dirvi cosa è successo che la Licese ha battuto il Piedimolera 2-0, il Cerano ha perso 1-0 in quel di Cossato, Ponderano Romentinese 1-2, Biogliese Cavaglià 0-1, Ceversano Villanova 4-0, Dormeletto Fulgor Valdengo 2-2, Fomarco Accademia Borgomanero 1-4, Verbagna che batte 2-1 Loleggio. Per una classifica che dopo 28 giornate, l'abbiamo intravista prima, recita: Licese 60, rimane in scia solamente la Romentinese a quota 58, Cerano scivola al terzo posto a 55, Accademia Borgomanero 47, Piedimolera 45, Dormeletto 44, quindi in questo momento la Romentinese non farebbe il primo turno playoff, ci sarebbe solamente Cerano, Accademia Borgomanero, Fomarco 42, Cossato 41, Leggio 37, Cavaglià 36, Villanova 34, Ponderano 31, Fulgor Valdengo 26, Ceversama 23, Biogliese 18, Verbagna 2 punti da togliere a quota 16. Andiamo dunque a Pieve Vergonte per vedere il successo 4-1 dell'Accademia, un successo che profuma di playoff. Netta vittoria dell'Accademia Borgomanero che si impone in 11 contro 10 per 4-1 sul campo del Fomarco. Primi minuti davvero molto vivaci, a passare in vantaggio il Fomarco. Cross dalla sinistra di Mariano Fornara, interviene di testa per servire Ramazzotti. Ne esce una traiettoria imprendibile che scavalca il portiere e palla che si insacca per un incredibile autogol. Giusto il tempo di battere al centrocampo e al quarto minuto arriva il gol del pareggio. Palla allargata sulla sinistra per Silva che mette in mezzo per Conchedda che da due passi insacca. Al 27esimo arriva il gol del sorpasso. Bella geometria rossoblu con azione sviluppata sulla sinistra. Cosentino pesca il perfetto inserimento di Conchedda che davanti al portiere viene atterrato nettamente da Piffero. Poletti insacca, ma dopo il fischio dell'arbitro che ha decretato rigore e conseguente espulsione. Si incarica della battuta Valsesia, palla da una parte e portiere dall'altra. Nella ripresa pochissime le occasioni con l'Accademia che è diretta soprattutto a controllare l'incontro. Il gol che chiude definitivamente la partita arriva al 21esimo, palla persa in uscita da parte della difesa del Fomarco. De Nicola serve con Chedda che mette in mezzo per Cosentino, controlla da girare l'avversario e palla in rete. Il gol del definitivo 4-1 arriva al 44esimo. Lungo lancio dalle retrovie per Poletti che scatta sul filo del fuorigioco e entra in area da posizione defilata. La piazza potentemente nel set lontano. E dunque complimenti all'Accademia Borgomanero che vede i playoff. Andiamo adesso a leggere i risultati e classifica del campionato di prima categoria. Cameri Carpignano 1-2, Arona Novasese 6-2, Interfarmaci Castelletese 1-2, Riviera Sinergi 1-3, Riversesia Crevolese 0-0, Sizzano vince 1-0 sul campo del Vallestrona, Bogogna Briga 0-0, Agramuomo 2-0, classifica dopo 28 giornate, Castelletese 66, se vince domenica è promossa in promozione, 5 punti di vantaggio sulla Sinergia 61, Interfarmaci 56, Arona 50, Briga 47, Bogogna 40, Crevolese 38, Momo 37, Agrano 35, Vallestrona 34, Sizzano e Carpignano 32, Riversesia 30, Novasese 27, Cameri 23, Riviera d'Orta chiude con 7 punti. Andiamo al Pedroli per la vittoria della prima della classe. Donatello Zonca. La promozione per la Castellettese è ora davvero ad un passo. È un passo forse decisivo, il passo che probabilmente permetterà alla formazione di Filippo Arbelia di festeggiare, arriva dal Pedroli. Interfarmaci 1, Castellettese 2. E questo il risultato che matura nel pomeriggio verbanese. Il risultato si sblocca al 27esimo ed è Ningue a portare in vantaggio i suoi con una rete di pregevole fattura. Galli non può nulla sulla conclusione da fuori area della punta ticinese. L'Interfarmaci raggiunge il pareggio all'inizio della ripresa. Al 17esimo, sugli sviluppi di una mischia, Oioli alza il braccio in area e con il braccio colpisce il pallone. L'arbitro indica il dischetto e dagli 11 metri Calloni batte Mira. La Castellettese al 31esimo però torna in vantaggio e trova il gol che gli regala i 3 punti e il passaggio ormai certo nella categoria superiore. Ningue, uno scatenato Ningue, è indiavolato sulla destra. Oprandi respinge il suo cross sui piedi di Rinaldi, che in pratica realizza un calcio di rigore in movimento. Poi tutta la Castellettese di corsa ad abbracciare il proprio mister. Una corsa che, come detto, si concluderà probabilmente domenica in promozione.
Arona il tennistico 6-2 con cui la squadra di Bolzoni ha superato l'Ornavassese. L'Arona vince e convince finalmente in casa in una giornata serena particolarmente ventosa. 6 sono i gol dei padroni di casa che con Sciarini, Lipari ed il ritrovato Bergantini in grande spolvero mettono in crisi la difesa avversaria. A poco contano i due episodi dei gol messi a segno dall'Ornavassese. La cronaca. Subito al settimo minuto Sciarini libera in area. Vari rimpalli e poi Dugnani tira alto sopra la traversa. Al 18esimo è ancora Sciarini che serve dalla destra per Lipari che non aggancia in rete. Al 25esimo è la prima azione pericolosa dell'Ornavassese su calcio d'angolo. Pelosi salva di testa. Al 29esimo il gol dell'1-0. Capitan Nicolini serve Sciarini che crossa un pallone a rientrare perfettamente nell'angolo basso della porta. Due minuti dopo il raddoppio. Bergantin, serviti da Lipari, conclude in rete un lancio preciso. Al 41esimo Lipari passa a Sciarini, rimpallo, Arcieri e autogol. Il primo tempo si chiude con la rete dell'Ornavassese, retropassaggio e gol del numero 9 Sacco. Nel secondo tempo è l'Arona che subito sale in cattedra. Lipari va a segno al secondo sugli sviluppi di un cross del classe 97 De Giorgi per Vergadoro. Al 13esimo e 14esimo minuto ancora si fa vedere l'Ornavassese. Falconelli sicuro para le discese sulla destra del numero 7 Stasolla in due occasioni. È il preludio per le distanze accorciate al 34esimo, dove l'Ornavassese si porta sul 4-2, lungo lancio del numero 2 Pingitore che trova Sacco sul filo del fuorigioco, ma in sacca. Al 37esimo azione ancora a favore per l'Arona. Lipari atterrato in area guadagna un calcio di rigore che Dugnani trasforma sicuro sull'angolo basso della rete. Al 40esimo del secondo tempo l'Arona chiude definitivamente la partita con Bergantin. Carambola della palla in area e lesto il numero 11 di casa di insaccare. Da segnare il terzo tempo finale. Risultati classifica adesso di seconda e terza categoria, voluta su noleggio Castello 4-1, Verulo batte Comignago 3-1, San Pietro Virtus Villa 0-1, Premosello Crodo 2-3, Feriolo Mergozzese sospesa sull'1-1 per infortunio all'arbitro, Armeno Montecrestese 0-1, Varzese Casale Cortecerro 1-1 classifica. Voluta su una 54, Feriolo 48, Verulo 45, Varzese 41, Mergozzese 36, San Pietro e Oleggio 33, Premosello 32, Crodo 28, via via tutte le altre. Andiamo adesso nel campionato di terza categoria per scoprire insieme i risultati. Beurese di Vignano 2-2, così come Desa Vergante Megolo, Provigezzo San Vittore 4-1, Barengo Cannobiese 3-2. Per una classifica in cui guida il di Vignano a 40, Megolo 35, Victor Intra 33, Lesa Vergante 32, Provigezzo 28, Beurese 22, San Vittore 21, Socero Legge Bogogno 19, Cannobiese 17, Barengo 4 punti. Eccolo qua il servizio relativo alla vittoria sul campo delle Vere Banchette della Virtus Verbania 4-1 che porta in dote la promozione in Serie D alla squadra di Lucio Brando. Alessandro Pratesi. Il giorno della festa, il giorno del trionfo per la Virtus Verbania che vince il campionato di eccellenza e sale in Serie D. Vince per 4-1 la compagine di Brando fuori casa contro l'Ivrea Banchette. Andiamo in cronaca per vedere quanto è successo nel corso dei 90 minuti. Passa in vantaggio i padroni di casa all'11esimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Azzalin mette la palla in mezzo. Tigani da solo di testa non ha problemi a battere Filippo Beltrami per il vantaggio dell'Ivrea Banchette. Prova la reazione del Virtus Verbania, ma al 19esimo il tiro di Matteo Beltrami è debole. Ci provano ancora gli ospiti con una bella iniziativa di Maccioni che dopo diversi metri di campo calcia ma non trova lo specchio della porta. Al 33esimo arriva il pareggio della Virtus Verbania, il tiro di Donello da fuori area viene respinto da Giarnera. Costantin viene steso in aria, viene assegnato il calcio di rigore che lo stesso Costantin mette in rete spiazzando il portiere dell'Ivrea Banchette. Sono i padroni di casa al 43esimo a chiedere il rigore per un contrasto in area tra Azzalini e Manfroni, ma al 45esimo la Virtus Verbania ribalta la partita. Sul lancio delle retrovie di Fusco c'è la sponda di Costantin. Lionello entra in area ed è molto freddo a battere Giarnera per la rete del 2-1 proprio sul finale del primo tempo.
Nella ripresa partono subito forti i padroni di casa che ci provano con Quilico, ma è bravo Filippo Beltrami a parare la conclusione. Due minuti dopo al terzo il gol che manda in estasi la Virtus Verbania, palla dentro di incontri e Costantin non ha problemi a mettere in rete per quello che è il gol del 3-1. Poi il gioco rimane fermo alcuni minuti per un'infortuna al braccio del giocatore dell'Ivrea Benu Kais, a cui facciamo i nostri più sentiti auguri di una pronta guarigione per il suo infortunio al braccio. Ci prova poi Beretta al 21esimo col tiro che viene respinto da Giarnera, poi è ancora Beretta che viene servito da incontri, questa volta la sua staffilata colpisce in pieno la traversa. Si fanno vivi gli ospiti al 37esimo con Gallo, che però non inquadra lo specchio della porta, e al 39esimo arriva il gol che manda in Serie D definitivamente la Virtus Verbania. Palla in profondità, Lionello gioca di sponda con la palla che dà un bacino al palo e va a infilarsi in rete per il 4-1 della Virtus Verbania. Ci prova ancora due volte Beretta, la prima volta il suo tiro finisce alto, la seconda volta la sua conclusione viene respinta da Giarnera. Arriva al fischio finale, può cominciare la festa. La Virtus Verbania, al suo primo anno di storia, vola in Serie D. Complimenti alla Virtus, ospiti Lucio Brando e il presidente Giuseppe D'Onofrio in Dilettanti per Dire. Ora il basket, terza vittoria consecutiva della Paffoni, che si prepara nel migliore dei modi ai play-out. Ai play-out sarà costretta anche la Mami, battuta da Cecina. Anche una vittoria, per la verità, non avrebbe dato speranze di salvezza diretta alla squadra di Vescovi, visto il successo esterno di Faenza. Però vediamoci il successo della Paffoni. La Paffoni coglie la terza vittoria consecutiva, un buon viatico e un messaggio di fiducia e speranza in vista dei playout che scatteranno domenica prossima in quella di Esi, battendo al Palamico 79-74. La Moncada Agrigento, una Paffoni che ha giocato benissimo nel corso dei primi 20 minuti. Una grande fluidità di gioco nel primo quarto, con una super schiacciata di Tyler Smith, con Galmarini che ha avuto un ottimo impatto sul match, 30-21 con 5 consecutivi di Galloway al primo riposo. Nel secondo quarto la Paffoni sembra disporre a proprio piacimento degli avversari quando schizza sul più 17 con Casella. In realtà non è così, perché c'è l'immediata risposta dei siciliani, privi di due pedine importanti come De Laurentiis e come Capitan Chiarastella. Alla Paffoni invece mancava gli Annunzi. Agrigento rientra fino al meno 10. A metà partita il punteggio dice 53-40. Nel terzo quarto gli attacchi, che erano stati implacabili nel corso dei primi 20 minuti, invece si inceppano, soprattutto quello della Paffoni. Break totale di 20-10 per Agrigento, che rimette le cose a posto e si rimette soprattutto in partita, 63-60 al trentesimo. 4 punti consecutivi di Marusic in avvio di ultimo periodo, ma Agrigento ritorna lì con Itterton e con Mascolo al 39esimo per la tripla del meno 2. Nel finale glaciale Tyler Smith, MVP del match, dalla lunetta con 21 punti e 7 rimbalzi, a sigillare il successo per 79-74. Con questo servizio noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Viceazzurra TV.